Mi ricordo la prima volta, un tempo lugubre, giornata chiusa, difficile, io la montagna da soli. La discesa per primo di questa forra, mi ricordo ancora la prima cascata, mi ricordo, pianto e scendo, veloce, veloce, non c'è tempo. Comincia a venirmi paura, ma devo soltanto raggiungere la seconda metà che abbiamo già esplorato con Schiero e... ce la faccio, disarrampico veloce, poi non pianto neanche e riesco a scendere, è abbastanza semplice la prosecuzione. Bene, una bella avventura. La paura, il sentimento dominante, la paura all'inizio e poi la soddisfazione, la grande soddisfazione per l'impresa. Grande, Rio Branega in solitaria. Grande, una grande giornata. Io come è andato quando quel Vesugo ha fatto la solitaria di sto fiume qua? Allora, è partito a piedi che c'aveva anche 80 metri di corda, quella da spello, quella che non si allunga, ricordatevelo perché poi rimanete corti. Allora, ed è archinato dall'alto, da sotto, però poi si è ripreso e poi è venuto giù tranquillo. Ma è stata un'impresa epica, eh? Veniva giù che Dio la mandava. C'erano i pecori di quello di sopra che ci mordevano lo zaino e pare, ma nessuno ha le prove, che ci fosse anche un cinghiale che ce lo seguiva da dietro piano. Branega è la quintessenza del localismo. Esci da casa a piedi, se ne va la tua fermata dell'autobus, prendi il 17, poi il 69 o come si chiama adesso, cimitero di nervi. 10 minuti a piedi e comincia a sentire. Non c'è bisogno di fare chilometri, chilometri, buttare via benzina, soldi. Guardate che posto. Thank you.
Stupida.